Procuratore, io le volevo chiedere, alla fine, facendo un ragionamento trasversale rispetto alle cose che lei diceva, quello che è mancato, e si legge bene le sue parole negli ultimi 20 anni, ma forse sono una serie di déjà vu che tornano a cicli, sia da nascondere sotto il termine di credibilità. Cioè, questo Stato, questo Paese, zoppica in credibilità. E quello che lei dice fa pensare che la credibilità è ciò che serve e che comunque si annidino in vari sistemi che sembrano indipendenti tra di loro, quello della giustizia, quello economico, quello della politica, della società civile, della scuola, di una serie di meccanismi che contribuiscono ad oliare un motore che deve poi alla fine sprigionare un'energia forte. Ora, cosa può dare credibilità a un paese come il nostro? Cioè, questa spinta forte, questa chiave di messa in moto proprio di questo propulsore che ci serve, da dove può venire? Cosa può essere? Ma guardi, ovviamente non conosco, non ho ricette magiche. Io però sono convinto che quello che dà fiducia, forza, speranza sono i buoni esempi. E credo che, ad esempio, il fatto, cito spesso appunto l'anniversario del 19 luglio, ma sono appunto reduce dal ricordo di Paolo Borsellino del 19 luglio, ad esempio che dopo 20 anni uomini come Falcone e Borsellino, quando li si ricorda, soprattutto in occasione dell'anniversario, si riempiano le piazze, e si riempiono le piazze di gente che non l'ha conosciuto o addirittura di gente, di ragazzi che non erano neanche nati quando Falcone e Borsellino sono morti. E credo che questo sia l'esempio della forza dirompente che può avere un buon esempio. Allora io credo che quello che dobbiamo fare, chi ha ruoli, diciamo, di maggiore responsabilità, ma dentro le istituzioni, ma anche fuori dalle istituzioni, nel mondo dell'informazione, della cultura e così via, sia accendere dei riflettori su i buoni esempi che ci sono nelle istituzioni della società, e non sono buoni esempi necessariamente di personaggi famosi agli onori della cronaca ogni giorno. Ci sono tanti piccoli e grandi funzionari e tanti giornalisti spesso esposti in prima linea, e tanti uomini e tanti cittadini comuni che sono dei buoni esempi che vanno raccontati, e vanno raccontati perché in modo tale che lo spirito, diciamo, di emulazione si contagi. Certo, se poi il passatempo preferito diventa quello di ostacolare l'azione di chi, diciamo, con i suoi limiti cerca di impegnarsi per fare giustizia e verità sulle morti di quelli che sono stati i migliori esempi, credo che non si fa un buon servizio né alle istituzioni né pure ai cittadini. Bisogna quindi, da un lato, valorizzare i buoni esempi, dall'altro, provare ciascuno a essere buon esempio per gli altri, e inoltre dare anche il buon esempio di una buona coesione istituzionale all'interno delle istituzioni e smetterla con le risse e i conflitti continui. Procuratore, posso chiederle se riesce lei, perché noi giornalisti tante volte dimentichiamo di parlare alla gente, ci parliamo addosso e poi la gente non capisce, altre volte non capisce perché non siamo bravi a spiegare noi, risultato una gran confusione. Riesce lei con parole facili a spiegare alla gente, in via astratta, per carità, non senza entrare nel caso specifico, il caso specifico è stato fino sui giornali nei giorni scorsi, la faccenda dell'intercettabilità o meno del capo dello Stato di Sponda? Riusciamo a spiegarlo a loro quello che è successo in maniera facile?
Quindi quello che è successo rispetto alle intercettazioni, no, quello no, che no, è successo nelle come funziona dibattito. Insomma, allora diciamo che la vicenda si è sviluppata rispetto a questo tema, al tema relativo alla procedura da utilizzare, perché poi è questo, procedura da utilizzare per la distruzione delle intercettazioni irrilevanti e inutilizzabili nel caso di specie, nel caso in cui, ecco, ho parlato in termini di caso di specie un po' giuridichese, vi lascio prendere ogni tanto. Allora, nel caso in questione è in dubbio, e la Procura di Palermo non ha mai messo in dubbio, che ovviamente il capo dello Stato non è intercettabile, e il capo dello Stato non è stato mai intercettato. Dopodiché sarebbe avvenuto, uso il condizionale d'obbligo, sarebbe avvenuto che nel corso dell'intercettazione di un'altra persona regolarmente intercettata, in questo caso uno degli indagati, e cioè l'ex senatore Mancino, sarebbe stata intercettata una conversazione, casualmente anche una conversazione con il capo dello Stato. Il punto è se quando ci si imbatte casualmente in una conversazione con personalità coperte da immunità, e quello del capo dello Stato ovviamente è la personalità più alta e coperta al più alto grado da immunità, quali sono le conseguenze previste dall'ordinamento? Si è sostenuto da alcuni che addirittura, questo è stato il fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari in un suo editoriale, che addirittura nello stesso momento in cui viene percepito questo tipo di intercettazione si dovrebbe procedere all'immediata disattivazione dell'intercettazione e distruzione immediata dell'intercettazione da parte dello stesso ufficiale di polizia giudiziaria che sta procedendo all'intercettazione. Questa è una cosa che abbiamo subito chiarito essere impossibile anche tecnicamente, forse Scalfari evidentemente, no forse, certamente Scalfari, che ha fatto il giornalista, non sa come si svolgono le intercettazioni non vengono ascoltate in con diretta, la cuffia in diretta come si faceva qualche decennio fa, ma vengono registrate automaticamente con dei sistemi, diciamo, elettronici automatici, quindi il computer, diciamo, la macchina che intercetta non può riconoscere la voce del capo dello Stato e disattivare l'intercettazione e distruggerla. E quindi questa, diciamo, è una ipotesi fuori dalla realtà. Dalla Presidenza della Repubblica invece si ritiene che si dovrebbe procedere a una immediata distruzione con una richiesta che dovrebbe fare il pubblico ministero al giudice, senza passare da quello che la legge oggi prevede, e cioè il deposito delle intercettazioni da distruggere prima che, e quindi mettendole anche a conoscenza dell'altra persona intercettata, perché l'altra persona intercettata in teoria potrebbe avere utilità a conoscere per la sua difesa nel processo il contenuto dell'intercettazione. Metti caso che nell'intercettazione l'indagato dice: la procura mi sta ingiustamente perseguitando perché io sono innocente, e sono innocente perché il vero colpevole è Tizio. Metti caso. In questo caso, ovviamente, l'indagato potrebbe avere interesse che l'intercettazione non sia distrutta. Il punto è, quindi, nell'equilibrio fra l'interesse potenziale, diciamo, dell'indagato intercettato ad ascoltare l'intercettazione e l'interesse delle personalità istituzionali la cui immunità deve essere tutelata, quale prevale fra le due? La legge non prevede nessuna disciplina particolare per il capo dello Stato, e quindi noi ritenevamo, per la verità riteniamo, che si dovesse prevedere la distruzione dell'intercettazione dopo aver depositato l'intercettazione. In ogni modo, siccome, come avevamo già detto, questa intercettazione in particolare, ha scritto il procuratore Messineo, queste intercettazioni in particolare sono delle intercettazioni irrilevanti, noi le avevamo
come si dice, stralciate e non erano neanche state depositate negli atti. Quindi, per la verità, il rischio di un imminente deposito e conoscibilità di queste intercettazioni non c'erano. Comunque, la Presidenza della Repubblica ha ritenuto diversamente che fosse necessario immediatamente sollevare la questione all'unico organo che può decidere, eventualmente sostituendosi, bisogna vedere se lo può fare la Corte Costituzionale, sostituendosi al legislatore, e quindi ha sollevato il conflitto di attribuzione. Non so se la Corte Costituzionale, se il luogo migliore è quello della Corte Costituzionale per farlo, perché per la verità erano già successi degli altri casi in passato. Un primo caso era accaduto nel 1997. Nel 1997 l'allora presidente Scalfaro venne casualmente intercettata in una intercettazione che aveva fatto la Procura di Milano nei confronti dei vertici della Banca Popolare di Novara, come noto il presidente Scalfaro originario di Novara, e quindi c'era una conoscenza probabilmente così amicale con alcuni vertici della Banca Popolare di Novara, e venivano state le intercettazioni. In quel caso la Procura di Milano, anzi, andò oltre, noi siamo stati ben più prudenti di quanto non siano state le procure che si sono occupate di questo caso in precedenza, perché la Procura di Milano depositò la intercettazione ritenendo che non potesse non depositarla. La questione fu oggetto di un'interpellanza parlamentare dell'ex presidente Cossiga, senatore a vita, che pose un po' difficile, eravamo rimasti per mezzanotte e quindi dobbiamo chiudere, siamo in anticipo, adesso stanno andando, vediamo, se no vado io, prego. Il senatore Cossiga, ex presidente Cossiga, fece un'interpellanza parlamentare a difesa, diciamo così, dei presidenti della Repubblica, in quel caso ritenendo non essere lei le prerogative del presidente Scalfaro, e il ministro della giustizia dell'epoca, il ministro Flick, fece un intervento dicendo: la Procura di Milano ha ritenuto di applicare la legge in questo modo, noi riteniamo che qui ci sia una lacuna legislativa, chiediamo al legislatore, cioè al Parlamento, di intervenire per prevedere un meccanismo di distruzione immediata. Era il 1997, siamo al 2012, il Parlamento non ha mai fatto questa legge, e quindi forse non è tanto colpa della Procura di Palermo, ha avuto altro da fare, occuparsi delle leggi ad personam. E allora la Procura della Repubblica di Palermo si è ritrovata con quelle leggi da applicare e quindi ha ritenuto di applicare quella legge. Non mi pare che in questo modo siano state in alcun modo lese le prerogative del Capo dello Stato, anzi di più, proprio perché ci siamo posti questo scrupolo di non ledere le prerogative dello Stato ed evitare che vi fosse un'intempestiva eventuale e illecita sarebbe stata pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, anche se del tutto irrilevanti, abbiamo fatto in modo tale che non confluissero neppure nel procedimento che si è concluso. E infatti ad oggi, sarebbe bene ricordarlo visto che tanto la Procura di Palermo viene attaccata, non è uscita una riga, che sia una riga, una sillaba, che sia una sillaba del contenuto dell'intercettazione, a dimostrazione di quanto sia falsa l'accusa della Procura Colabrodo, come viene ogni tanto accusata la Procura di Palermo. Ultima cosa, dopodiché, come è noto, la Procura di Firenze, in un'altra indagine, un'indagine nel quale è stato intercettato Bertolaso, c'erano delle intercettazioni in cui accidentalmente venne intercettato il Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato, Napolitano, queste intercettazioni sono poi state trasmesse a Perugia, sono state depositate, credo che addirittura siano state utilizzate, ma non mi pare che nessuno abbia sollevato il conflitto di attribuzione. Evidentemente c'è qualcosa che non va solo alla Procura di Palermo, per carità, ne prendiamo atto.